fuori fa un freddo della Madonna, meno 20. Ci stiamo preparando. Dove siamo? Beh, ovvio. Siamo in Norvegia, vicino al circolo polare Arctic. Cosa ci facciamo qui? Dopo la Mongolia ci è piaciuto tanto rimanere bloccati nella neve. Beh. Qualcuno ha avuto la malsana idea di prendere la slitta coi cani. Cani sono stati fantastici, non me lo sarei mai aspettato e non sapevo proprio cosa aspettarmi, ma belli. Three rules. The first one is to always have hold of the sled. The second rule is to remember the first rule. And then the third rule is just to make sure that the line is at this height okay. And never drops to the floor. Together and preferably with a gap in between the next team. Okay, this sled is going to move forward a little bit. So benissimo, caduto due volte, fantastico. Now? Come sta andando? Ecco l'ultimo. Ho perso un guanto. Oh, bravo Ticino. Vieni. Questa è per il nonno e Fracaro. La slitta è tutto, ragazzi. Secondo me entrare in costume da bagno col boots nella sauna è stata una cosa molto intelligente. E lo rifarei se dovessi trovarmi in una situazione. Ne leva la gamba anche, tra l'altro. Svegliatevi, un altro giorno inizia. Un mattino buono, vabbè, a parte qualche pirla che arrivava con la luce alle 7:30 di mattina, ma vabbè, insomma. Avendo la telecamera ho il piacere di andare a svegliare i miei colleghi con una luce, un faro piantato, ed è sempre bello vedere le bestemmie che mi tirano dietro. Ultimo giorno del mondo e siamo ancora vivi. Qua, secondo giorno si riparte coi cani. Una delle parti più difficili ma anche più divertenti è quella di mettere l'imbragatura ai cani. I cani hanno solo voglia di correre, sono proprio contenti di tirare la slitta, anche se non sembra. We'll be right back.
abbaiare, era veramente assordante. Nel momento in cui iniziavano a tirare le slitte, il silenzio era la cosa che più mi ha impressionato. C'è un flash, decisamente il guidare le slitte nel mezzo del nulla. Il guidare le slitte pensavo fosse più difficile, tutto sommato preso la mano, ho imparato comunque come gestire i cani, come gestire tutto, non è stato particolarmente difficile, vabbè, a parte la caduta sul river ghiacciato, ma vabbè, insomma, quello. Io mi sono divertito tantissimo a fare il barbecue, per me è proprio una cosa, cioè, non ho avuto neanche freddo, era bello, mi sono lì a mettere i legni, a fare tutto, a organizzarci, ma mi sono divertito, mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto anche lo stare nel cabin, nel mezzo del nulla, senza elettricità, senza di niente, a giocare a carte per ore. Il 31 piace andare a dormire presto perché mi piace dormire. Sono andato a tornare quando avevo 8 anni dalla nonna in montagna al freddo. Questo velo di luce che appare in cielo, che si muove velocissimamente e cambia colore, cambia forma, è bello perché sono quelle cose della natura che noi che viviamo in città non vediamo mai. E dopo 2 giorni con i cani, con gli husky, che siamo andati in giro con le slitte, ora siamo qui a chill out al Snow Hotel in Kirkenes. Hello, this is Norway. Yes, this is Brussels. So I built a hotel out of snow? Yes. So did you make a fire escape? No, I made it out of snow. Yeah, but you have to make a fire escape. Okay. Hello, this is Norway. We now made a fire escape, which is a hole in the snow. Yes. What about your fire equipment? Still made out of snow. In case of fire, please keep your calm. L'architettura di ghiaccio in 2 parole? Viene sparata della neve sopra una tensa struttura che poi viene tolta. Ci daranno dei saccoppelli in cui ci infileremo dentro e dormiremo qua. Una volta trovato il microclima si dorme benissimo. Io ho dormito come un bambino. Madonna, che bello! Buongiorno. Io ho dormito di merda, ma non per il freddo. Ma no, perché non riesco a muovere le gambe qua. La città di Kirkenes? Bellissima. È una bellissima città. La giri in 10 minuti.